Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' tristino, ma un video un po' doveroso da parte mia perché in tanti me l'avete chiesto, quindi ve lo faccio con tanto piacere perché è un modo anche per me terapeutico, fra virgolette, per affrontare questa cosa abbastanza difficile che è la rottura. Come affrontare una rottura, una separazione amorosa, come superare una rottura, perché in tante, comunque, da quando vi ho detto che mi sono lasciata, mi avete chiesto come ho fatto ad affrontare questa cosa. Mi vedete sempre col sorriso, mi vedete sempre ridere, sempre sorridere, e quindi spesso mi dite: oh, vorrei essere come te, vorrei essere forte come te, dimmi come fai. Spesso mi scrivete: io sono in una situazione particolare, mi sono appena lasciato, lui mi ha lasciato, ci siamo lasciati e mi sento a pezzi, sto male, dammi qualche consiglio. Quindi spero con questo video di darvi un po' della mia forza, di farvi sentire meglio, di darvi dei consigli, appunto, come ho fatto io. Diciamo che io, è vero, sono una persona molto molto positiva, molto forte, molto determinata, quindi io di mio, se una situazione mi accorgo che mi fa stare male, che non ci sto più bene dentro, cerco di cambiarla. Prima mi ostino a volerla portare avanti, cerco di cambiare qualcosa, di farcela. Se poi vedo proprio che non sto bene, mi voglio molto bene come persona, non riesco a stare nelle situazioni in cui, ad esempio, vedo delle ragazze che soffrono, che stanno male. Io no, cioè io se non sto bene in una situazione mi ribello, io amo stare bene, essere felice e ridere, quindi per quanto possa essere dolorosa, ecco, una separazione, se è la cosa che mi accorgo migliore per me e quindi mi faccio forza e lo faccio, perché comunque voglio vivere felice, non voglio avere rimpianti, non voglio comunque vivere in situazioni che non mi fanno stare bene. Quindi questo è il primo consiglio che vi posso dare, che voi ovviamente mettetecela tutta, provatele tutte per stare bene, per risolvere i problemi, perché se veramente ne vale la pena, se una persona che vi ama, che voi amate, con cui avete condiviso tante cose, ovviamente cercate. Però se vi accorgete che veramente non c'è più nulla da fare, è inutile ostinarsi in qualcosa che vi fa solo male, e non fate l'errore di pensare che non ci potrà essere nulla di migliore, che magari. Io ad esempio vi dico la mia, no? Io ad esempio quando mi sono lasciata ho vissuto momenti veramente di depressione, giorni veramente di depressione, ma veramente in cui comunque io vedevo tutto nero, piangevo, stavo male e non sapevo cosa fare, perché poi quando ci stai dentro una situazione non ti rendi conto che durerà un tot di giorni, pensi, è inevitabile, pensi che sia eterna. Quindi tenete conto questo, che come state in quel momento, solo come state in quel momento, ma magari sarà 5 giorni, una settimana, un mese, non sarà tutta la vita, ok? Quindi non vi abbattete, vivete quella tristezza e quello stare male, vivetelo, lo dovete vivere, dovete piangere, dovete stare male, ok, vivetelo, ma con la consapevolezza che non sarà per sempre, non starete per sempre male, ragazze, la vita è imprevedibile. Un giorno uscite di casa, la vostra vita cambia e una piccola cosa vi può far tornare il sorriso, credetemi, è così. Quindi il mio consiglio è questo qua: di stare male, di soffrire. Io mi prendo il mio tempo, io sono stata male, ve l'ho detto, ho vissuto giorni veramente di depressione in cui io pensavo, dicevo, dato che io comunque sono stata tanti anni fidanzata con questa persona che comunque era tutto per me, mio fidanzato, mio amico, mio fratello, mio padre, mio tutto. Sono stata malissimo. E non importa chi lascia chi, cosa succede, per quale motivo, alla fine, quando ti lasci, soprattutto per me, che sono stata tanti anni assieme e in cui comunque ci aspettavamo di fare tante cose assieme, di vivere tutta la vita assieme. È una doccia fredda quando comunque ti lasci e stai male sia se hai lasciato, sia se sei lasciato, sia se vi siete lasciati di comune accordo, comunque è un fallimento, ecco, la sensazione che mi sentivo addosso era sempre quella di un fallimento, che io avevo fallito, una sensazione di
un po' come adesso dico questa cosa, ma so che non è paragonabile, una situazione un po' di lutto. Io mi sentivo così, mi sentivo triste, come se fosse morto qualcuno, la morte di un amore, la fine di un amore, ti senti sta tristezza addosso, che è un fallimento, no? Che comunque è una sensazione di fallimento. E non è tanto la sensazione, ma è il pensare, no? Che tutto quello che tu avevi immaginato, tipo sposarti, con quella persona fare dei figli, con quella persona invecchiare, con quella persona, che quella persona era la persona con cui appunto devi passare tutta la vita assieme, non lo sarà più. Ed è difficile abbandonare questi sogni e questi desideri, no? E pensare che quella persona non starà più al tuo fianco, che magari non condividerai momenti della tua vita. Questa secondo me è la cosa più difficile, cioè per me era assurdo, io dicevo, ma è impossibile, e come farò io a stare senza quella persona? Non ci posso riuscire, non posso stare senza quella persona, oh mio Dio. E immaginavo sempre nella mia mente tutti i momenti belli, perché non si sa mai, quando ti lasci con qualcuno, anche se questo qualcuno, non mi riferisco al mio caso, ma in generale, anche se questo qualcuno è uno stronzo, magari ti litigavi tutti i giorni, non si sa mai, perché quando ti lasci, porca miseria, non ti ricordi mai le cose brutte, dici ho fatto bene, ci siamo lasciati, ok, però non litigavamo, no, ti ricordi solo le cose belle, e automaticamente facciamo l'errore di idealizzare quella persona, cioè quella persona per noi improvvisamente, perché non la possiamo avere più, diventa una bellissima persona, diventa perfetto, ci ricordiamo tutti i bei momenti, il primo bacio, tutte le letterine, tutti gli amori, tutte le, poi ditelo a me, veramente anni e anni di tutto quello che esiste, noi l'abbiamo fatto tutto, e quindi è così, ed è più pensi a quei momenti, più pensi a quei momenti, più stai male, più soffri, più è difficile abbandonare, lasciare andare quella persona. E c'è una frase che dice, la cosa più difficile della vita è il momento in cui ti rendi conto che non puoi cambiare qualcosa e devi lasciarlo andare. Quello è difficile, tu cerchi di tenere quella persona a te, ma quando poi ti rendi conto che non c'è più nulla da fare e devi lasciarla andare, è come lasciare andare un pezzo di te, come fai a staccarti un braccio? Almeno per me così era. E io ci sono stata male, e quindi ho iniziato a pensare, mi dicevo, ma non ce la farò a stare senza questa persona, perché poi quando stai da anni con una persona, a parte diventa un'abitudine, ma quella persona è un tuo punto di riferimento, per me non era solo il mio fidanzato, il mio ragazzo, ma per me è come era un mio familiare, e diventa come un fratello, non so come spiegarvi, quindi è una persona a cui tu non vuoi rinunciare. E quindi è difficile abbandonare questa persona, quindi ci stai male. Lei ha iniziato a pensare tutte queste cose assurde. Dico assurde perché adesso, col senno di poi, dico sono assurda, ecco perché vi sto facendo questo video. Mi dicevo, ma io non avrò mai un altro amore così, all'altezza di questo amore, perché comunque io ho amato tantissimo, lui mi ha fatto mi ha amata tantissimo, mi ha fatto sentire in un modo speciale, mi ha insegnato tante cose, ho fatto con lui tante cose, e anche solo un suo abbraccio mi cambiava dentro, mi cambiava l'umore, quindi stringergli la mano, no? Cioè, non parlo di altro, ma come esempio, stringere la mano, guardarlo negli occhi. E quindi dicevo, ma io non amerò mai nessuno, e nessuno mi amerà mai così, quindi lo idealizzavo. E le persone a me care, tipo ad esempio mia sorella, comunque le persone mi vogliono bene, io poi sono, anche se sono molto estroversa, molto socializzo con tutti, queste cose qua le tengo molto per me, non mi piace, insomma, piagnucolare e stare a dire le mie cose, sono molto riservata, quindi la persona con cui parlavo è mia sorella. E lei mi diceva, non idealizzare la persona con cui stai, giustamente, diceva comunque c'erano anche cose negative che vi hanno portato a questa decisione, che poi non è neanche una decisione, è semplicemente il percorso. Io credo che la vita è fatta di... cioè c'è un destino, e io non ho semplicemente... noi abbiamo seguito il destino, la strada ci ha portato tutte queste cose, cioè all'improvviso il nostro destino è diventato questo, una serie di cose, e ci siamo lasciati, quindi non c'è stato un episodio in particolare, quella era la nostra strada, e noi non abbiamo fatto, un po' ci siamo opposti per parecchio tempo, perché noi non subito ci siamo lasciati, che è difficile lasciare una persona con cui stai da tanti anni, quindi il consiglio che vi posso dare è
e di lasciarvi un po' alla volta, no? Così noi così abbiamo fatto, che poi non so neanche se è giusto, quindi io così ho fatto. Noi siamo lasciati un po' alla volta, ma ancora tuttora ci sentiamo, cioè io non vi posso dire che io non lo penso più, cioè ancora adesso dopo mesi, perciò vi dico non è facile, ancora adesso dopo mesi, e non mi vergogno a dirlo, ancora ci sono momenti in cui io lo penso, in cui mi manca, in cui mi manca quello che eravamo. Sono schietta e sono sincera ed è così, è difficile ragazze, e infatti alcune di voi, ho ricevuto anche dei messaggi, alcune di voi che mi dicono sono anni che ci siamo lasciati, sto frequentando anche un'altra persona, ma il pensiero va sempre là, perché comunque è difficile. Quindi io mi sono arresa un po', fra virgolette, a questa cosa di voler cancellare. Questo è il consiglio che posso dare pure a voi. Secondo me, per quanto noi possiamo dire ah io ti cancello, ti blocco dappertutto, ti cancello, cancello tutti i messaggi, brucio tutte le tele, ma perché cancellare tutto? Semplicemente dobbiamo andare avanti, perché non ci riuscite. Più lo volete cancellare, più vi torna in mente, più camminate per casa, vedete una cosa e ve lo ricorda. Quindi io mi sono arresa a questa cosa, io preferisco, anche perché non è una persona che voglio cancellare, ho visto tanti bei momenti, una persona che tuttora voglio bene, ma tanto tanto bene, una delle persone a cui voglio bene, perché non pensate che non basta non vedersi con una persona per non essere legata a lei. Io sarò sempre legata a lui, anche se non lo vedo. Capitolo momenti che io so anche come sta, non c'è bisogno che lui me lo dica, io so come sta, so come si sente, quindi perché sono legata a lui e probabilmente lo sarò per sempre. Adesso non so se è meglio troncare tutto subito, ma io non ci sarei mai riuscita. Quindi noi abbiamo continuato a volte a sentirci, comunque a interessarci uno dell'altro, comunque voglio sapere se lui sta bene, se lui ha un problema, se ho un problema so che posso contare sicuramente su di lui, e però non cerco di cancellare. Perché cancellare tutte le sue cose, i ricordi, le letterine, le cose? Perché è un ricordo bello della mia vita, ma perché cancellarlo? Quindi no, semplicemente vado avanti, semplicemente il nostro rapporto è cambiato. Noi però, che ovviamente ogni storia a sé stante, magari ci sono storie in cui ci sono state tradimenti, mancanze di rispetto, problemi, cose così, nei momenti in cui semplicemente finisce l'amore, il rapporto è cambiato, quindi è diventato, non è più amore, non è più quella passione, non è, qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto, e semplicemente il destino ti ha messo questa strada davanti e tu la percorri. Quindi quella persona non è che all'improvviso la odi, io ho una persona che comunque vorrò sempre bene, e quindi cerco comunque di essere forte nei primi, adesso però no, a distanza di mesi faccio questi discorsi, però ad esempio all'inizio io tendevo molto, come immagino molto di voi, a prendere, mettermi sul cuscino, sul divano, a disperarmi, a piangere, non vuoi vedere nessuno, non vuoi uscire, niente ha senso, che cavolo esco, mi vesto, ma anche comprarti vestiti non ha senso, no? E quindi il consiglio che vi posso dare è quello di cercare di, sì, passate, ok, questi momenti, il pomeriggio sul divano, piangere se volete piangere, ok, fatelo, però concedetevi ogni giorno un momento di distrazione, quindi che ci sia la riflessione, il ricordo, la tristezza, però concedetevi anche altro, perché è quell'altro che sarà terapeutico su di voi. Quindi vedete un'amica, anche semplicemente vedere un'amica, andare in palestra, allo sport, stiamo sempre là, là ti sfoghi, fare sport, curare il proprio corpo, ma anche avere un hobby, come ad esempio cucinare, preparare una torta, prepararsi da mangiare. A me ad esempio faceva stare molto bene andare in palestra, mi sfogavo tantissimo allenandomi, come tuttora, qualsiasi cosa io mi sfogo in palestra, quindi ve l'ho sempre detto che per me lo sport e la palestra, il primo motivo per cui lo faccio è perché mi sfogo. Cucinare mi aiutava tantissimo, che tu ti concentri, l'importante è che voi non pensiate sempre le stesse cose, perché più ci pensate a quella cosa, più non vi staccate mai, non vi rimanete sempre con quell'umore. Quindi nel momento in cui tu dici oh devo fare questa torta, oppure vedo un video di Carlita Dolce, devo preparare quella ricetta che ha fatto Carlita Dolce, ma fammi vedere, ma che ha detto sta scema, mi vedete il video, vi comprate le cose, ecco, vi concentrate a fare quella cosa, a realizzare quella cosa, una ricetta, una qualsiasi altra cosa, tutti questi hobby casalinghi, il ferro, l'uncinetto, qualsiasi cosa fai da te, vi
vi distoglie da quel pensiero. Quindi lo sport, una bella corsa, una bella passeggiata, uscire col cane, cercare distrazioni, cercare di prendervi quegli spazi e quel tempo per voi stesse che magari non avete fatto perché avete pensato troppo all'altra persona, che magari non avete mai dedicato tempo a voi stessi per fare quello che vi piace fare. Fate quello che vi piace fare. Cosa importantissima, ragazze, siamo prima donne, prima che fidanzate, moglie, siamo donne e prendiamo il tempo per noi, per realizzare quello che noi vogliamo fare, quello che ci piace fare, come può essere anche coccolarci, andare dal parrucchiere a 2 o 3 giorni con un'amica a qualche parte, ecco, magari un'uscita con gli amici che magari ci rinunciavate, andare a ballare, tutto, fate tutto quello che vi può far distrarre, un bel viaggio a cui avete sempre rinunciato. È il momento giusto per organizzarlo e farlo. Cacciate le palle, donne, cacciate le palle, perché così bisogna essere forti, bisogna rimboccarsi le maniche, capire quello che non ci va bene, cambiarlo, cosa vogliamo e prendercelo e fare tutto ciò che ci fa stare bene. Quindi poi gli amori, tutti i resti, poi se succedono, ma non è che uno li deve cercare, io così penso, non è che li dovete cercare, voi cercate cosa vi fa stare bene, cosa vi fa distrarre e cosa vi piace fare, ma anche il lavoro. Io amo tantissimo il mio lavoro, fare i video, montare i video, quindi mi sono buttata anima e corpo nei video perché mi piace, e quindi voi nel vostro lavoro, nelle vostre ambizioni, i vostri hobby, tutto, quindi cercate di distrarvi, fare tutto ciò che vi piace fare, poi quello che deve succedere, il destino sicuramente vi troverà. Quindi se si aprirà la porta di un nuovo amore, non sarete voi a cercarlo, ma succederà, perché il destino è imprevedibile. E vi assicuro che è così, ragazzi, perché comunque la vita non finisce quando finisce una storia, questo ve lo posso assicurare. Com'è che diceva la canzone? Si può morire per amore, ma guardate, come cavolo faceva? Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Ecco, questo vi saluto, con i neri per caso vi saluto, morale della favola. Ci sono miliardi di persone che si lasciano al mondo dopo 6 anni, dopo 10 anni, dopo 16 anni, dopo 20 anni, dopo 30 anni di matrimonio. Se ce l'hanno fatta loro, ce la farete anche voi. Ve l'assicuro, ce la farete anche voi. E chissà, il destino e la vita cosa vi riserva. Sicuramente tante tante cose belle che nel momento in cui ci state dentro non le vedete. Non le vedete perché vi sembra tutto nero, ma fate un passo, fate un altro, un giorno, un altro giorno, e vi assicuro che la vostra vita cambierà. Parola di Carlita, io vi mando un sorrisone, vi mando tanta forza, tanta energia, tanti bacini, vi voglio tanto tanto bene. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like. Io, guardate come sono cambiata di umore, sono pronta a andare là fuori e gridare al mondo c'è solo qui, mi calmo, però davvero mi ha fatto bene fare questo video, quindi vi ringrazio ancora una volta, sono io a ringraziare voi, vi ringrazio se vi lasciate un like, vuol dire che vi volete bene, che questo video vi ha trasmesso anche un po' di forza, un po' di gioia. E se volete qualche altro video così, insomma, riflessivo, interpersonale fra me e voi, ve lo faccio, lasciatemi le richieste nei commenti. Vi voglio tanto tanto bene, ragazze, buona vita a tutte, amate, ridete e vivete, questo è il segreto della felicità è questo, amare qualsiasi cosa, i vostri familiari, i vostri hobby, la vita, sorridere, sorridete perché fa tanto bene, e vivere fino in fondo, vivere sempre a 100 all'ora. Ciao!